Io posso dirti da esterno quello che vedo. Vedo una società che in questo crede molto, perché io quello che mi hanno trasmesso quando sono venuto qui, e anche l'esempio di questo stadio dove noi giochiamo, è un esempio lampante, perché questo è uno stadio, tutte le squadre che vengono, io qui sono stato 40 giorni e tutti mi hanno fatto i complimenti, anche se io non c'entravo niente, perché dicevo questo è uno stadio che dovete demolire, è già uno stadio per il calcio italiano che è di ottimo livello. Quindi una società che comunque fa questo stadio per poi farne un altro, è una società che su questo aspetto mi sembra che vada lodata e questo per me è un punto di grande partenza. Quindi lo stadio andrà avanti, io su questo sono sicuro perché ne ho sentite parlare, riunione e tutto il resto. Non posso approfondirti i tempi perché non sono in questo momento competente in questo, però sono sicuro, potrei mettere la mano sul fuoco che lo stadio con più o meno tempo, non lo so, ma il Cagliari ce l'avrà. Comunque sì, al Cagliari c'ha già uno stadio, perché se no poi tendiamo sempre un po' a diminuire quello che è. E io invece con orgoglio vi dico, perché vengo da fuori, che non pensate che ci sia tanti stadi più belli di questo, già ora in Italia, perché se no si fa l'elenco di tutti gli stadi, questo è uno stadio bellino, piccolino. Io domenica ho vissuto una domenica straordinaria. E questo era anche l'ambiente che c'era, sicuramente gli spettatori, ma anche lo stadio che ha portato qui in questo catino molto carino e molto bello a fare una domenica speciale. Quindi io sono orgoglioso anche di questo stadio. Poi dobbiamo fare l'altro e sarà un grande stadio. Però già ora io non invidio niente a nessuno, anzi, forse qualcuno può invidiare questo. Poi sul discorso dicevi della squadra, ah sì, non è che voglio scappare dalla domanda. Che era forse la domanda più importante. Ma la squadra, noi onestamente abbiamo preso una settimana di tempo, perché io Presidente non l'ho visto, poi ti ripeto, pensavo di vederlo oggi, ma non tanto per parlare di programmi, ma più per salutare la squadra, il mister e tutto il resto, e penso che l'appuntamento ce l'avrò lunedì a Milano e da lì partirà veramente la programmazione per il prossimo anno, che parte dall'allenatore, parte dal giocatore e tutto il resto. La voglia è quella sicuramente di fare una squadra più forte, di fare una squadra che emozioni, di fare una squadra che segua la falsariga delle ultime tre partite, non come punteggi perché sarebbe quasi impensabile, ma la voglia che ha il presidente, che mi sta trasmettendo a me, e devo dirti che in questo mese, in questi 40 giorni, io ho avuto un gran bel rapporto, sentendo tutte le sere, ma ho trovato una persona che mi ha rispettato e in questo momento posso dirti che c'ho anche un feeling importante. È di una persona che può migliorare, quindi ci mancherebbe altro che noi non si voglia rafforzare la squadra e si voglia fare qualcosa di più. Poi questo non vuol dire arrivare decimi, arrivare ottavi, arrivare settimi, perché secondo me l'errore che si fa nel calcio, io ho letto l'intervista di un presidente che in questo momento secondo me è uno dei più forti che c'è in Italia, che è Percassi, che sta investendo nello stadio, nel centro sportivo, c'è una squadra che è arrivata due anni di fila in Coppa UEFA, quindi facendo delle cose straordinarie, e tutte le volte che parla dice l'obiettivo importante l'anno prossimo è prima salvarsi, perché questa è una categoria cattiva, che tutti gli anni una ci casca dentro, e poi dopo migliorarsi, che non è un controsenso, salvarsi e migliorarsi, quindi io penso che questa sia la sala del Cagliari, la squadra del Cagliari che deve migliorare la squadra, deve migliorare perché è un nostro dovere, è un nostro dovere, ma fa parte dello sport. Quindi il Presidente ha detto la cosa giusta, me lo sta trasmettendo e io sono convinto che lo possiamo fare. Guarda, io ti ripeto, se devo dirti i miei sentimenti in questo momento, noi, secondo me, qualcosa abbiamo fatto, nel senso. Abbiamo fatto anche una situazione che ci aveva portato a star male e quindi sicuramente abbiamo fatto anche qualcosa prima di sbagliato. Però le ultime tre domeniche, io parto dalla partita con la Roma, nella squadra, nel mister, in tutto quello che è nell'ambiente, abbiamo fatto qualcosa di importante, ma soprattutto abbiamo salvato la categoria e questo è banale perché è importante, ma abbiamo fatto una cosa straordinaria, abbiamo ritrovato veramente l'amore della gente, perché domenica io ho veramente vissuto l'attaccamento, la voglia di stare intorno alla squadra, la voglia di dare di questa città, di questo popolo, di questa regione. Quindi il vero patrimonio che noi lasciamo in questo campionato, poi ci mettiamo lì a esaminare tutti gli errori fatti e tutto il resto, ma il vero patrimonio
è partire da domenica, perché non si può disperdere quello che la gente ci ha dimostrato domenica, ma anche in settimana sono venuti in tanti all'allenamento, cioè si è riacceso qualcosa di straordinario, noi non possiamo spengerlo assolutamente. Ripeto, ma non promettendo cose importanti che poi, sai, promettere si fa veloce, no? Ma continuando su questa falsa riga. Questo è il vero patrimonio, secondo me, che noi abbiamo conquistato in questo finale di campionato. E io, che sono nuovo, ti dico che a un certo punto mi era sembrato di entrare in un bel carnaio perché la situazione era difficile. Domenica ho capito di aver fatto la scelta, non azzeccata, ma di più, perché un'emozione così forte non l'avevo mai provata. Guarda, che mi dà un fastidio dare le risposte scontate, le risposte che non ti rende l'idea. Infatti io di solito parlo una volta l'anno, di solito prima del mercato e dopo il mercato, dicendo qual è l'idea della società e poi con voi fare un confronto su quelle che sono state le cose, e poi è bene parlare poco perché poi si rischia di essere banali. In questo momento rischio di essere banale perché il discorso allenatore lo affronteremo da lunedì, perché lunedì ci vedremo il presidente e lì affronteremo insieme il discorso dell'allenatore. Io non mi voglio levare le responsabilità o darle tutte al presidente, insieme affronteremo le caratteristiche dell'allenatore. Secondo me, io con Diego ci sono stato 40 giorni, ci sono stato tanto perché siamo stati tanto ritiro e tutto il resto, quindi io so che lavoro ha fatto Diego, specialmente sul finale, perché noi dopo Genova lì era difficile poter rialzarsi, invece lì è stato bravissimo. E quindi le caratteristiche dell'allenatore del Cagliari deve essere un allenatore che fa una squadra propositiva, una squadra che va a cercare di fare, va a cercare di emozionare, va a cercare. Io il calcio passivo non rientra nel mio modo di pensare al calcio, quindi quella che sarà la scelta del Cagliari, Diego o un altro allenatore, io non ho parlato con nessuno, poi si può scrivere anche 250 nomi perché poi fa parte anche del fatto che ancora non abbiamo ufficializzato Diego, quindi è normale che il fatto che non si sia ufficializzato allenatore la gente possa pensare che possa esserci anche altri allenatori. Quindi il calcio va visto in modo positivo e propositivo. Noi vogliamo una squadra che comunque sia pensi alla fase offensiva, pensi a attaccare, pensi a dare un'emozione. L'allenatore deve avere queste caratteristiche. Quando affronti il discorso degli allenatori, te devi comunque sia vedere anche un po' le caratteristiche della tua squadra e poi in base anche a quello confrontarti con Diego, con altro e avere il coso. A me, ti ripeto, piace un calcio offensivo, un calcio che emoziona, un calcio che porti la gente comunque sia andare via dallo stadio contenta perché ha visto la propria squadra fare qualcosa. Il calcio passivo è un calcio che a me non piace. Quindi non ti rispondo a questa domanda. Se mi dice piacciono allenatori, De Zerbi, se mi piace o non mi piace, non è in questo momento un problema che mi va di dirti, ma me ne piacciono tanti gli allenatori. E tutto il resto, l'allenatore lo affronteremo da lunedì, in modo serio. Io, guarda, queste cose l'ho già parlato anche con Diego, gliel'ho detto, che in questo momento avevamo una fase, perché col Presidente non ci eravamo visti, e da lunedì avremmo preso una decisione e prima a saperla sarebbe stato Diego. Io penso che nella nostra idea di Cagliari del futuro, cioè noi si vorrebbe confermare più forti. Questi, ha detto, sono giocatori forti, ma l'idea è di confermarli non solo questi tre, ma anche altri giocatori forti. Quindi se si vuole rinforzare la squadra va mantenuta in quello che si pensano i giocatori e va migliorata. Quindi non mi sembrano profili in questo momento ci sia l'idea di cambiarli assolutamente. No, io ho avuto modo solo di stare con la squadra perché sono stato una volta a Cagliari in centro, che fra l'altro mi è piaciuto tantissimo, ma poi non ci sono più ritornato perché sono stato nel centro sportivo 40 giorni chiuso. Mi era preso quasi l'esaurimento, c'era delle travi, le guardavo, mi sembrava quasi messe lì apposta per metterci una corda, perché non uscivo mai dal centro sportivo. Quindi un'idea me la son fatta, sarei stupido e ipocrita a dire di no, non ve la dico a voi, però un'idea dove questa squadra può essere migliorata me la son fatta, e perché sennò sarei stato 40 giorni a non fare quello che devo fare. Anche se sono stati molto gestionali per cercare anche di tirare su questi ragazzi che hanno passato un periodo difficile, ma poi mi sono fatta anche un'idea sulla questione tecnica, e che poi la mia relazione la farò a vedere al presidente, perché io le mie idee ce l'ho. Guardate, io una sbornia di entusiasmo e di felicità come domenica era tanto, non la prendevo, perché la sbornia la può prendere di vino, la può prendere di grappa, la può prendere di whisky, ma la può prendere anche di felicità. E siccome avevo bisogno di una bella sbornia di felicità, io domenica
sono stato veramente una persona felice, quindi ho preso una grande sbornia. Io non penso le 35, in queste 35 ci sono state anche qualche partita, insomma io l'ho vista, non ero qui ma l'ho vista alla televisione, il Cagliari ha fatto anche delle buone partite, perché poi è troppo riduttivo dire, ha fatto anche delle partite sbagliate anche in modo grosso e grossolano, però intanto io devo dirti che anche Giovanni, che è stato prima di me, ha portato qui dei giocatori giovani, dei giocatori di prospettiva, ha portato due o tre giocatori secondo me che possono avere un futuro importante, quindi non è stato fatto un lavoro sbagliato. Si è creata una situazione brutta, perché comunque sia, lo sapete anche voi, ci sono state anche delle cose extracalcio che comunque questa squadra l'hanno condizionata, e quando succedono questi in una squadra che non si aspetta, io se posso fare una critica da fuori dal Cagliari, secondo me il Cagliari si è reso conto troppo tardi che il campionato stava cambiando di obiettivo e l'obiettivo stava diventando un altro, e questo secondo me è stato il vero errore del Cagliari, perché quando sei da fuori magari sei più distaccato e quindi hai una visione più, forse più reale delle cose, perché il Cagliari non aveva mai sofferto, e quando c'è entrato dentro, io quando sono venuto qui la prima partita con l'Udinese, noi si vinse 2-1, che si fece la presentazione e tutto il resto, che sembrava, perché siamo andati a 5 punti, io vi dissi solo una cosa, ricordatevelo, che noi ci si salva l'ultima domenica, all'ultimo minuto, perché se c'è una ricaduta poi diventa quasi impossibile rialzarsi. Perché è quello che succede, perché l'esperienza me lo porta a dire. Quindi l'errore vero del Cagliari, credimi, è stato anche sbagliare diverse partite in modo grosso, ma soprattutto non rendersi conto che quest'anno non, l'obiettivo che pensavano, o pensavamo, mi ci metto anch'io, non era raggiungibile, ma l'obiettivo diventava un altro. E quando ci siamo resi conto, poteva essere tardi. Il fatto stesso è qui, io faccio una conferenza stampa, che venivo da un posto dove le conferenze stampa si era veramente in pochi, e qui c'è una stanza piena di giornalisti, piena di televisioni, insomma una conferenza stampa importante, piena di tanta gente, tante testate e tutto il resto, con un pubblico da 16.000, quando la partita conta, e qui se si vuole questo stadio si riempie tutte le domeniche, non puoi, ma pazzi è un modo di dire, enfatizzando un discorso, cioè pazzi di gente va in campo per cercare di fare qualcosa di importante, di rompere le scatole a tutti. Cioè io vorrei un Cagliari, no, dobbiamo avere un Cagliari che comunque sia, quando venga alle squadre e quando andiamo a giocare, sappiano che col Cagliari è dura, perché si romperà le scatole a tutti. Ecco, questo è il discorso di pazzia sportiva, non pazzia fino a se stessa, ma la vera pazzia sportiva di cercare di fare un'impresa e di sognare, perché se in questo mondo, in questo sport non si sogna, difficilmente crea emozioni. Quindi per me è fondamentale, fondamentale creare un gruppo di ragazzi, dall'allenatore al magazziniere, che quando si monta sul pullman si vada a cercare di fare qualcosa di importante. Questa è la realtà. Io lì l'ho detto, perché l'avevo parlato anche col presidente, gli ho detto bisogna dare un messaggio forte, perché se no continuiamo a piangerci addosso, siamo già retrocessi. Quindi è inutile stare a girarsi intorno. Avevamo un calendario quasi impossibile, una classifica impossibile, Roma, Fiorentina e Atalanta, tutti ci davano per spacciati. Quindi a quel punto o ti piangi addosso e sei morto, oppure cerchi di fare qualcosa di importante. Ma la cosa che mi dispiaceva di più, che mi faceva incazzare, ma incazzare veramente forte, è che io vedevo questi ragazzi allenare e sapevo che dentro di sé poteva andare di più. Quindi la conferenza stampa è stata una conferenza stampa veramente serena e tranquilla, perché quello che gli ho detto nello spogliatoio ai ragazzi è quasi indicibile, ma perché ero incavolato, perché loro stavano facendo una cosa che non meritavano, e quindi dovevano solo riprendere il coraggio e non giocare con la paura, non giocare, perché loro stavano giocando non con la Roma, con la Sampdoria, loro stavano giocando con la paura che gli era entrata dentro, e se non te la levi perdi sicuro. Quindi era quello il discorso, era l'unica strada che avevamo in quel momento per cercare di farcela. Devo dirti, e loro sono stati fantastici, perché è partito da Roma, e devo dirti ancora una volta che è stato fantastico il pubblico, perché i ragazzi li ha salvato, questa squadra l'ha salvata alla fine partita da Roma, l'applauso straordinario del pubblico, che eravamo terzultimi staccati con fronte agli altri, perché giocavamo la sera che ormai si sapeva anche i risultati degli altri, quindi noi dopo la sconfitta eravamo staccati terzultimi, dovendo andare a giocare a Firenze, e il pubblico si è fermato a applaudirli dentro lo spogliatoio. Io non ho visto ragazzi tristi, ho visto ragazzi incazzati, e lì è iniziata la nostra salvezza. Sì, è vero, la squadra, però noi ci vogliamo prendere giocatori bravi, poi se sono italiani siamo più contenti, se sono
possibilmente italiani meglio, però sai, io Empoli era abituato, ormai si faceva un mercato difficile che si aspettava che tutti mangiassero, dopo avevamo mangiato tutti andavamo lì a vedere se era all'avanzo qualcosa, e nell'avanzo si prendeva qualcosa perché le disponibilità non erano molte, quindi ogni squadra ha la sua caratteristica, noi bisogna cercare sicuramente, non voglio evadere la domanda, di partire per ritiro o perlomeno nella fase magari non iniziale ma perlomeno verso il 15 di luglio di avere la squadra per il 90% fatta, poi che un colpo o due te lo puoi aspettare anche gli ultimi giorni di mercato ci può stare, ma il 90% bisogna la squadra sia a disposizione dell'allenatore. Guarda, io ti ripeto, non so qui, ma io devo difendere anche il lavoro fatto da chi c'è stato prima di me. Secondo me il Cagliari sulla gestione di Pavoletti sì, però ha fatto anche una dimostrazione di, cioè in un momento importante ha dato una dimostrazione, ha fatto un sacrificio importante, quindi è vero tutto, ma è anche vero che Pavoletti è stata una risposta importante, perché una squadra che comunque sia investe in un giocatore importante in un momento del genere, secondo me è vero che forse la gestione Borriello è andata a degenerare in modo devastante, ma è anche vero che la società si è fatta trovare pronta, quindi io devo fare complimenti a Giovanni e anche al Presidente, perché poi ha portato Pavoletti e per noi è una risorsa importante, quindi questa è stata un problema che da un problema è diventata una risorsa. Poi sul discorso dell'attacco, io sull'attacco sono convinto che il Cagliari ha fatto poco per i giocatori che ha, perché per i giocatori che ha secondo me molti hanno reso molto 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 meno delle loro possibilità, e quindi il rischio vero quando poi sei preso dalla voglia di cambiare e di fare anche della confusione e di perdere anche i giocatori che poi dopo rimpiangi, perché le qualità tecniche dei giocatori del Cagliari davanti secondo me sono di buonissimo livello, però anche lì valuteremo insieme a Diego, ad allenatore e tutto il resto quello da farsi anche in base al modulo che andremo a fare. Mi ha fatto stare anche male perché stava esagerando nella situazione, magari poteva avere anche ragione, ma questo è il fatto della crescita. Io sui giovani ci sono nato ed è il mio mondo, quindi so che passano da questo video a fare stupidaggini, ma sono convinto che anche te da giovane avrai fatto tante di belle bischerate. Anche da grande. Ecco, da grande. Perché poi c'è chi migliora e chi poi non può migliorare. Quindi tutti qui noi si sa che da giovane si è fatta qualche stupidaggine. Quindi il discorso è molto semplice. Per me è un giocatore di grandissimo livello, che ha ancora grandi margini di miglioramento, perché lui ha questa grandissima esuberanza, questa grandissima qualità, che poi diventa anche un difetto, perché se lui migliora tatticamente ti può veramente l'energia sfruttarle per le cose che servono. Quindi la nostra intenzione, ma anche quella del Presidente, è che Barella possa diventare un giocatore importante del Cagliari, ci mancherebbe altro. Poi promettere le cose sinceramente mi dà un po' fastidio, perché se poi viene una squadra che dà una cifra assurda, il ragazzo magari non si riesce a convincere, perché la grande motivazione è poi da parte dei giocatori. La nostra intenzione è di far crescere Barella nel Cagliari, ma far crescere anche il Cagliari insieme a lui. Sai, il modulo preferito, se nella mia testa ce l'avrei, però magari poi in base si sceglie l'allenatore, quindi non ce n'è. Ci sei in moduli dove ci sei più affezionato, perché magari ci hai fatto campionati migliori e tutto il resto. Noi si è fatto il 4-3-1-2, ma anche a Cagliari so che è un modulo che ha dato grandi soddisfazioni negli anni, però ho visto giocare bene squadre a 3, secondo me più che il modulo, credimi, è la mentalità che ti riesce a dare ai ragazzi. Se hai una mentalità offensiva e quindi fai un calcio offensivo, tutti i moduli sono buoni. Se sei uno che fa un calcio attendistico e poi di ripartenza, è un discorso diverso. Il modulo che più piace ce l'ho, non lo dico perché non voglio condizionare, però soprattutto bisogna fare un calcio offensivo.